La storia del nostro territorio raccontata anche attraverso la tecnologia. È questa una delle caratteristiche del Museo Istoriale di Cassino, che torna ad aprirsi al pubblico. Riapre anche con un nuovo investimento da parte dell'amministrazione, che è andata a fare un restyling importante all'interno di questo luogo, un luogo meraviglioso, realizzato dal due volte premio Oscar Rambaldi, un luogo che racconta il dramma vissuto dal Cassino e da tutto il territorio del Lazio meridionale durante la Seconda Guerra Mondiale, ma lo racconta in una modalità innovativa, anche tecnologica. Sarà aperto non solo la domenica mattina, quando anche singolarmente si potrà accedere alla struttura, ma anche in settimana. In questo caso però sarà necessario prenotarsi e formare un gruppo di almeno 10 persone. Un altro grande risultato di questa amministrazione, dopo tante richieste da parte di cittadini e di turisti, la riapertura del Museo Istoriale, che è un'altra importante realtà di questa città che deve essere fruita da più persone possibili. Il museo è organizzato con visite guidate la domenica mattina, ma anche gli altri giorni su prenotazione. Oggi riapriamo anche per la nostra contentezza, perché insieme con l'amministrazione comunale abbiamo fatto degli sforzi non indifferenti per giungere a questo obiettivo, questo primo obiettivo. Abbiamo un sito dedicato per la prenotazione, che è quello prenotazioni@sifcultura.it, perché l'Istoriale di Cassino aderisce al consorzio SIF Cultura di Frosinone. E quindi su questo sito, attraverso questa mail oppure attraverso un numero di telefono, si può prenotare. Quella del museo è solo una delle riaperture che in questi giorni stanno interessando i luoghi della cultura di Cassino. Abbiamo lanciato il progetto Restart Cassino, che punta proprio a riaprire tutti i luoghi della cultura della città di Cassino. Abbiamo fatto con la Roccaianula, lo abbiamo fatto con il Teatro Manzoni, è stata riaperta anche l'Abbazia di Monte Cassino, il Museo Archeologico. Faremo altre aperture anche nelle prossime settimane di altri luoghi importanti della cultura, proprio perché la città di Cassino, la comunità di Cassino e di tutto il territorio si fa trovare pronta di fronte al turismo che arriverà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.